Buonasera a tutti, mi dispiace quelli che aspettavano una giovane e molto carina musicologa, e invece sono venuto io, mi ha chiesto questa mattina, ho preso lo spartito del Rigoletto e ho detto volentieri, scusatemi, l'esposizione sarà un po' disordinata, appunto perché purtroppo ho avuto poco tempo di pensarci bene, anche se ovviamente è un'opera su cui ho dedicato molti corsi anche in passato all'università, è un'opera che ho visto ogni volta, che tutti conoscete probabilmente molto bene, e quindi ho detto cerchiamo di ricapitolare due o tre punti nell'ora di tempo che abbiamo. E la prima cosa che vorrei ricordare è l'importanza dell'argomento di cui Verdi si innamorò. Le roi s'amuse, il re si diverte, di Victor Hugo, gli era apparso veramente un soggetto grandioso, importantissimo. E la Fenice di Venezia gli aveva fatto un contratto, siamo nel 1850 circa, nell'estate, e un contratto in bianco, nel senso che non si sapeva ancora che opera avrebbe fatto, e c'erano stati dei progetti vari, però per un po' non si decideva, era solo sicuro il librettista, che era Francesco Maria Piave. E finalmente trovò questo argomento e scrisse una lettera a Piave in cui disse è un argomento stupendo, c'è un personaggio che è uno dei più grandi della letteratura moderna, ci sono delle posizioni morali straordinarie, datti da fare, se la politica, dice, non ci mette i bastoni tra le ruote, intendendo la censura, mettiti da fare, quindi vai, chiedi l'autorizzazione, gambe in spalla, non avere un momento di tempo, cerca di ottenere la libertà di scrivere questo testo con quell'argomento. E lui sapeva quindi che era un argomento delicato. La pièce di Victor Hugo era andata in scena nel 1832, quindi poco dopo la monarchia di luglio, a Parigi, è stata ritirata dalle scene perché è considerata appunto sconveniente contro il governo, lo Stato, le istituzioni, ed era sparita dalle scene. Poi avevano però consentito alla pubblicazione del testo, con una che Hugo approfittò per scrivere una prefazione che certamente Verdi aveva anche visto. Quindi Verdi sapeva che questo argomento era piuttosto scandaloso, difficile da ottenere. E lì fu un lavoro di mesi, di aggiustamenti, di equilibri, di concessioni, un capolavoro di diplomazia teatrale, potremmo dire, e in cui alla fine poi si acconsentì al libretto. E si può osservare ancora che quindi la censura dell'imperiale regio governo, che dominava appunto a Venezia, era tutto sommato più liberale, più aperta che non quella della monarchia borghese di luglio di Parigi. Come mai questo argomento era così scandaloso? Ricorderete naturalmente in che cosa consiste. C'erano ovviamente delle remore di tipo politico-sociale, il libertinaggio di un re in Victor Hugo era Francesco I, nell'opera diventa un generico, diciamo, duca di Mantova, che appunto è un libertino, e quindi una figura che faceva lo Stato, diciamo, il primo uomo non era edificante. C'era la figura del sicario prezzolato, sparafucile, figura che nelle censure dei governi di metà Ottocento, nell'epoca di Metternich, diciamo, no, era certamente mal vista. Un sicario che veniva prezzolato non piaceva, le censure vigili guardavano dopo il 48-49 questa figura. Come c'era la seduzione di una giovinetta, che anche questo era poco edificante, una giovinetta che per di più perdona, e c'era la difformità di Rigoletto, il problema della gobba. Molte volte la censura non voleva che ci fosse la gobba, volevano fare un Rigoletto appunto senza, perché non, visto che poi Rigoletto ha questa côté, questo aspetto di padre buono, affettuoso, non si metteva insieme, diciamo, la bruttezza del corpo con la bellezza morale, anche questo non piaceva. C'era poi quella scena della taverna, la scena finale,
in cui assassini, prostitute, insomma tutto insieme, era una scena che in teatro dava soprattutto un'idea di scandalo. Ma soprattutto la cosa più importante ancora, forse, di tutte queste, più di tutti questi elementi qui, era che in modo evidente non c'era più, come in tutto il teatro del tempo prima, il teatro ha sempre una componente edificante, c'è sempre qualcosa. E in questo lavoro il bene e il male non erano più divisi con un taglio netto. Non si sapeva più bene chi erano quelli che erano buoni e quelli che erano cattivi. Il bene e il male in quest'opera si mescolano continuamente, sono intrecciati fra loro, non sono personaggi contrapposti. Ecco. Quindi Rigoletto, che è un buffone di corte, ha aspetti anche turpi, antipatici come buffone, può invece amare l'onestà, il ricordo della moglie, la figlia, questo aspetto familiare. E Gilda, appunto, nonostante la seduzione, perdona sempre, l'unico il personaggio veramente puro, e perdona sempre il suo seduttore. Ecco, questa, quindi c'era una mescolanza tra bene e male, tra buoni e cattivi, che andava contro, cioè dava proprio un senso di vertigine. Ecco, l'asse del pubblico che sposa una parte o l'altra qui rimaneva indecisa e ambigua. Ecco, questo era il tema, appunto, probabilmente più particolare di questa dell'Ove, cioè quello che colpiva di più le censure, più che i fatti singoli. Cosa possiamo vedere? Ecco, pensiamo un attimo a questi personaggi. Il duca di Mantova. Il duca è un tenore leggero, di grazia, come si dice, e vive per la gioia, per godere, così. Ma per godere calpesta mariti, padri. Benissimo che sia brillante, ecco, simpatico nell'incoscienza, aggiunge una sfumatura positiva che appunto turba, cioè questo conte di Mantova è simpatico, c'è poco da dire, ha un aspetto simpatico nonostante che si colga l'elemento moralmente basso, però è una figura simpatica e questo è una cosa che anche qui sconcerta e che indubbiamente deriva in qualche misura da Don Giovanni di Mozart, opera che Verdi conosceva, su cui aveva studiato con il suo maestro Lavinia qui a Milano e che conosceva a menadito, e ce ne sono molte prove anche nel Rigoletto. Qui c'è una differenza interessante con la fonte di Victor Hugo. In Verdi, quando nel momento in cui il duca di Mantova sa che Gilda gli è stata rapita e non la vede più, si presenta come un amante sincero, no? Contraddicendo un po' la canzone questa o quella per me pari sono che trova all'inizio, invece in quel momento lì proprio si presenta come un amante fedele addirittura, ed è un po' una scivolata così in una forma convenzionale che in Hugo non c'è, ma l'opera ha le sue leggi, andando verso questa dimensione canta un'aria assolutamente stupenda e quindi benissimo che sia successo questo. Gilda in Hugo è proprio una bamboletta, ecco, indifferente, è proprio un oggetto. Qui invece in Verdi amplia il respiro suo. E appunto è un personaggio, dicevamo, di estrema bontà, il quale però, gettando via la vita, in qualche modo ferisce anche lei il padre, colpisce in qualche modo il padre con un dolore. Comunque è portatrice di un sentimento disarmato, puro, non lotta mai, semplicemente si sacrifica. È tra l'altro raro per Verdi in questi anni un soprano non drammatico, nuovo, un soprano leggero, eminentemente lirico. E alla fine appunto è importantissimo che le sue melodie sono quelle che superano, portano alla catarsi la vicenda. Giovanna, la nutrice, è un personaggio cattivo, negativo, una che tradisce anche lei. Monterone è il simbolo della giustizia divina e forse l'elemento più vicino al Don Giovanni di Mozart, il commendatore e Monterone sono proprio due figure che nascono dalla stessa intuizione del soprannaturale che colpisce, che vendica. Maddalena si presenta come una prostituta, soprattutto induce Sparafucile a tradire
e considera la vita di nessuna importanza, dice al fratello, ma uccidi il primo che viene, il primo che si fa vedere questa notte, lo uccidi, lo fai fuori. E Sparafucile si vanta tanto all'inizio della sua onestà, io non sono un assassino, non sono mica un ladro, dice a un certo punto, io sono rispetto e tutto, però anche lui alla fine poi tradisce, anche lui, perché acconsente a uccidere, lasciare libero il duca e acconsente invece a uccidere la prima persona che si presenta, come sappiamo sarà appunto Gilda. E poi c'è Rigoletto, che è il personaggio più forte di tutti ed è il più forte personaggio di Verdi fino a quest'epoca, è veramente una creazione che supera anche, direi, il clima, la tinta dell'opera. Verdi andava sempre alla ricerca della tinta di un'opera, in questo caso il personaggio diventa ancora più importante, è lui che che determina questa tinta di tutta la vicenda. L'interprete era stato il Felice Varesi, che era stato Macbeth, aveva interpretato la parte di Macbeth alla prima fiorentina dell'opera di Verdi e infatti nella lettera che scrive a Piave all'inizio Verdi dice: se abbiamo Varese siamo a posto, il personaggio ecco è formato. E il personaggio è assolutamente importante per la complessità, questo misto appunto, come si diceva, di cattiveria e di bontà insieme, che nel protagonista di un'opera non si era mai visto fino allora nel teatro ottocentesco. Tutto quello che fa Rigoletto nel bene o nel male si ritorce contro di lui. È cattivo contro i cortigiani, i Lazzi, la presa in giro a Monterone, no? Il padre di una ragazza sedotta dal duca e lui lo sbeffeggia ancora. Ed è cattivo verso i cortigiani spalleggiato dal duca, C'è un punto in cui dice: cosa devo fare del duca di Ceprano? E Rigoletto dice: ma tagliateli la testa, tagliali la testa. Per davvero che il duca stesso dice: ma non esagerare. E i cortigiani quindi lo odiano e appunto architettano il rapimento della figlia proprio in odio a questo suo modo di fare, in cui si sente spalleggiato dal duca e quindi li tratta male, li confonde. Verso la figlia invece vorrebbe far del bene, ma in realtà fa del male anche alla figlia, perché in buona fede la reclude e alla fine con estrema indelicatezza, ricordate, la porta a vedere quando lui vuole che la figlia dimentichi il duca, se lo strappi dal cuore, lo porta in quella famosa taverna nell'ultimo atto e gli dice: vedi, guarda, e lì c'è il duca che corteggia Maddalena, in una situazione appunto quanto mai scabrosa, e questo padre insiste nel farle vedere con una, certo non brillava per delicatezza, ecco, per leggerezza morale. E il duca in Victor Hugo è l'anima nera Rigoletto è l'anima nera del duca. Però a un certo punto è anche vittima del duca, perché se lui fa del male ai cortigiani, offende, morde questa gente, lo fa perché il duca lo aizza. E questa posizione morale fa pensare a una frase importantissima di Manzoni, dove dice che chi fa del male non fa solo il male lui suo, ma quello deve pagare anche quello che fa fare agli altri, quei soggetti, gli umili che gli stanno sotto, i quali a loro volta fanno del male anche loro perché il capo da sopra li costringe, e quindi loro sono responsabili anche di quel male lì, non solo di quello che fanno loro direttamente. Ecco, quindi direi che tutto nell'insieme c'è un complesso veramente degno di Shakespeare, la complessità di questi personaggi in cui non si può più con un taglio netto decidere i buoni dai cattivi è veramente straordinaria per l'opera di Verdi. Verdi qui siamo sui 40 anni, nel pieno delle forze inventive. Basta pensare che praticamente in un getto solo, dopo il Rigoletto, nasce la Traviata e poi il Trovatore, e sono tre opere tutte vicine negli anni, dove se uno vuole andare a vedere le idee musicali, vede che sono idee molto simili, molto parallele, che passano in qualche modo da un'opera all'altra, fanno proprio pensare a una gettata unica, un fiotto di ispirazione unico. Volevo passare con voi qualche punto
per ricordare alcune di queste posizioni. Beh, la prima scena è straordinaria perché, come poi succederà nella Traviata, è tutto un misto di azione, di personaggi che si muovono, parlano così, e di danze. C'è uno sfondo di danza, nella Traviata è il valzer, e qui invece sono danze più rozze, se vogliamo, più di provincia, ecco. C'è la banda in scena che fa questa musica, ma insieme appunto queste battute passano da un personaggio all'altro. Il momento drammatico centrale è la comparsa di Monterone. Monterone in fondo è anche lui un padre offeso, umiliato e offeso, come sarà poi Rigoletto. Monterone prepara in qualche modo lo strazio dell'anima del padre che vivrà poi Rigoletto più tardi, ma già Monterone lo vive in questo momento e appunto viene appunto qui sbeffeggiato, preso in giro da Rigoletto. Noi sappiamo che lui ha avuto sua figlia, era stata sedotta, ecco, dal duca, e quando si presenta, ecco, per chiedere giustizia, Rigoletto appunto lo prende in giro con una musica tutta movimenti, inchini, beffardi. Una mimica tutta atteggiata. Voi congiuraste contro noi, Signore, e poi c'è questa specie di sberleffo. E noi, clementi in vero, perdonammo. Qui appunto Rigoletto fa finta di essere il duca, non fa finta di essere lui che perdona, con queste figure che sono proprio dei veri e propri sberleffi. Qual vi piglia or delirio a tutte l'ore di vostra figlia a reclamar l'onore. E qui prorompe Monterone novello insulto. Novello insulto. E queste parole straordinarie, quasi da il grande libretto di Francesco Piave, è quasi da Gran Guignol, perché dice: a disturbare sarò vostre orge, verrò a gridare fino a che vegga restargli inulto di mia figlia l'atroce insulto. E se al carnefice pur mi darete, spettro terribile mi rivedrete, portante in mano il teschio mio. Vendetta a chiedere, vendetta a chiedere. Non più, dice allora il duca, arrestatelo, portatelo via. E allora lui dà la prima maledizione, ossiate entrambi, il duca e Rigoletto, ossiate entrambi voi maledetti. E poi c'è questo straordinario crescendo armonico quando lui si rivolge stavolta a Rigoletto. E prima dice al duca: slanciare il cane al leone morente è vile, o duca. Poi si rivolge a Rigoletto: e tu serpente, tu che d'un padre ridi al dolore, sii maledetto. Ecco, questa frase fortissima avviene su un crescendo armonico di straordinaria suggestione. E noi arriviamo da questa tonalità in re. Slanciare il cane al leone morente è vile, o duca, e tu serpente, tu che d'un padre ridi al dolore, si maledetto. Che sento orrore. Questo quindi è un momento di grandissima presa che resta per tutto il tempo poi dopo nella coscienza di Rigoletto. Quando si esce da questa scena appunto così congestionata di gente che va e viene, dominata a questo perno centrale che è la comparsa di Monterone, ma tutti intorno ruotano, si esce e ci si trova invece nella notte più buia, e c'è l'incontro appunto con Sparafucile. Qui volevo
accennare, far notare come lo straordinario intuito di Verdi, intuito in questo caso musicale proprio, che fa parlare Sparafucile su un tema che in fondo ha un carattere ironico. Sparafucile qui si presenta come appunto un onesto, come un killer, ma un professionista onesto, che fa le cose a puntino, che non sgarra mai, non si fa riconoscere, eccetera. Se lui ha bisogno di aiuti, è lì che lo aspetta, e quindi si presenta con un'onestà imperturbabile. Ma il tema su cui Verdi fa dire queste cose è un tema che ha una melodia, diciamo, ordinaria, ecco, una melodia ordinaria, non da uomo solenne, e su un ritmo di a chitarra. È perfetto per dipingere questo personaggio, che è sì grave, ma però è un furbacchione anche, è uno furbo che alla fine, come si vedrà, alla fine è convinto e si prende i soldi che gli ha dato Rigoletto, però non sta ai patti, non uccide il duca lo manda libero, un personaggio importante, non si sa mai, gli potrà essere utile, invece uccide la povera Gilda che gli si offre. Ecco. Ora, questa sua finta, quindi onestà, è messa stupendamente in rilievo con questa idea musicale qui, che ha appunto sto ritmo ballonzolante, un po' volgare, diciamo, e questa melodia che è una melodia ordinaria, un po' da canzone. Quindi è un momento questo qui importantissimo, da qui segue poi il Parisiamo, in cui il personaggio appunto viene fuori in tutte le sue sfaccettature. Nella seconda parte dell'atto, se possiamo dire che sia Rigoletto che il duca di Mantova cambiano faccia in qualche modo. Rigoletto l'abbiamo visto beffardo, truce, triste, un personaggio sinistro proprio. E poi lo vedremo invece padre affettuoso quando si trova con la figlia, quindi anche il suo modo di cantare cambia. Il duca l'abbiamo visto invece anche lui canterellare questo quella per me parisono, una musica staccata, tipo una ballata, e invece adesso lo vedremo invece in un canto disteso, lirico, come innamorato, innamorato finto se vogliamo, ma certamente innamorato della figlia di Rigoletto. Potremmo qui passare a un esempio, il momento in cui in questa casa di Rigoletto, come sapete, succedono tante, tante cose alla fine del primo atto, perché contemporaneamente arriva il duca per fare la sua corte, alla normale, come fa sempre, alla Gilda. Ma contemporaneamente è la sera che i congiurati, i cortigiani, hanno deciso di rapire la Gilda. Perché la vogliono rapire? La vogliono rapire per vendicarsi delle ribalderie, delle soperchierie che Rigoletto fa loro spalleggiato dal conte. Quindi decidono proprio quella sera, quindi quella sera lì in quella casa di notte, naturalmente, equivoci a non finire. E lì appunto assistiamo all'incontro di padre e figlia, in cui lei dice che è sempre chiusa in casa, che va solo a messa, ma non conosce nessuno. E poi appena Rigoletto se ne va, invece lei alla sua ancella dice: ma veramente ho detto male, ho mentito, ecco. E racconta appunto di un giovane che ha visto appunto in chiesa, che le piace, e qui c'è questo motivetto in piccoli archi pizzicati. E lei canta: signor né principe, io non lo vorrei questo uomo, non so chi sia. E la Fantesca dice: deve essere uno anche generoso perché dà delle borse cospicue. Dice, ma lei dice: no, io lo preferirei povero, dice Gilda, no? Che è sempre la purezza e l'ingenuità in persona. Sento che povero più l'amerei. Però in questo motivetto
c'è una punta di civetteria, sì, lei è pentita, però un piccolo compiacimento, ecco, di essere, aver fatto colpo su questo misterioso giovane, c'è. E il quale misterioso giovane è anche lui nella casa, sente Origlia lì vicino, e appena la ragazza è sola, Gilda è sola, entra in scena, e appunto con quella sua aria, a piccola aria, dove dice: è il sol dell'anima, la vita è amore, sua voce è il palpito del nostro cuore. E vorrei far sentire questo pezzettino, ricordarlo, anche perché è un'incisione, questa qui, qualche tempo fa, che ho preso prima di partire oggi, in cui il tenore è la voce di Bergonzi, che è un duca particolarmente adatto, ecco, questa voce leggera, trasparente, elegante insieme, e però appunto senza mai forzare, tenendosi sempre su una linea di classe vocale straordinaria. Quindi questo è il momento in cui il cantabile, un andantino, il duca dice, fa questa sua dichiarazione, ecco, dicendo che non c'è nulla di più importante dell'amore, a cui risponde sottovoce estatica la voce di Gilda, che qui nella nostra registrazione, non mi ricordo più chi è, ma ve lo dico poi, chi è la soprano, chi è, scusi, guardandola, è la famosissima Gilda, sì. Ecco, era Renata Scotto, ecco. Va bene, sentiamo Grazie quel punto lì, allora. Questo duetto in cui il duca, appunto, da quel giocherellone che era, invece usa un canto qui spiegato, lirico, aperto, per denunciarsi come innamorato di Gilda. Sì, grazie. E il sol dell'anima, oh,
sospendiamo pure. Ecco, avete sentito queste cadenze finali così aperte, tipo opera di bel canto, no? In un'opera come Rigoletto, che è tutta invece ritmo rettilineo, che tira violentemente avanti, si apre quest'oasi di liricità pura. In fondo questo è l'unico duetto felice di tutta l'opera, è l'unico duetto in cui due personaggi appunto cantano più o meno lo stesso tema, si congiungono, si uniscono idealmente in questa musica. Perché è un'opera invece dove tutti sono poi cattivi, invidiosi, c'è sempre un momento di sempre rivalse. Un mio amico giudice un giorno mi ha detto: guarda, nel Rigoletto ci sono tutti praticamente i reati possibili e immaginabili, tutti, il ratto, la menzogna, l'omicidio, lo scambio di persona, tutti i reati possibili nel Rigoletto ci sono. Quindi è un'opera appunto di cattivi. Questo qui è l'unico momento, c'è proprio un'oasi felice in cui appunto la musica trasfigura i due personaggi che si esprimono proprio come due innamorati. Poi quando lui è anche spiritoso, ironico, diciamo, quando fino a lì, dopo questo duetto, lei chiede come ti chiami, qual è il tuo nome, e poi potrà così cantare caro nome dopo, e lui dice Gualtier Maldè, e poi soggiunge studente e povero, perché aveva sentito prima da vicino che lei diceva: povero lo amerei di più ancora che se fosse ricco. Allora lui pronto subito inserisce studente e povero per farsi amare ancora di più in questa parte qui. E poi c'è quel rocambolesco dunque prima c'è anche altra osi stupenda, che è il caro nome, questa melodia appunto in cui è stata qualche volta si era un po' criticata l'aspetto lezioso, ma so che Verdi dice: se cantata a tempo semplicemente invece farà il suo effetto. In effetti è appunto un'opera, che è una pagina, caro nome, che descrive a perfezione con questo carattere appunto innocente, infantile, però orientato sempre verso la bontà e la purezza di Gilda. Poi dopo quella pausa lì di nuovo c'è questo rocambolesco furto, no? Che strani di personaggi che entrano in scena e rapiscono. Come fanno a superare l'invidia, l'attenzione, gli occhi di Argo, di Rigoletto, e gli dicono: guarda, stiamo rapendo la moglie di un'altra, la moglie di Ceprano. E lui ci si fa convincere, si fa bendare, ricorderete anche, e quindi viene così rapita. Nel secondo atto appunto abbiamo l'effetto di questo rapimento nell'ira, nella disperazione del duca, a cui viene detto, cui scopre, che viene a sapere che non è più lì, non sa più dov'è. Invece poi, e allora lì canta quell'aria bellissima, quel cantabile bellissimo, parmi veder le lacrime. Ecco, anche qui le parole che dice in questo caso contraddicono completamente sia la figura di Victor Hugo, sia quello che già lui stesso in Verdi aveva cantato prima. Ricordate, questo quella per me pari sono, no? Il cuore mio lo do a uno, all'altro non lo so, non importa. E invece qui addirittura dice il suo Gualtier chiamò, e quindi fa dubbio l'ansia del subito periglio dell'amor nostro memore. Ecco, quindi in questo momento privato, diciamo così, della persona, si rivela appunto innamorato. Ma qualcuno ha detto: ma è incoerente rispetto al personaggio. Ma qualcun altro, anche per esempio il Budden, che è uno illustre studioso verdiano, ha detto: ma non è vero, non è un mostro il nostro duca, è uno che in questo momento lui crede di essere innamorato, un momento fuggevole che poi gli passa, però in questo momento, diceva lui, è sincero. D'altra parte quella lì è una melodia bellissima. Poi il coro lo avverte che hanno rapito loro, no? Hanno rapito loro Gilda. Allora lui, tutto contento, parte con la sua cabaletta. E dopo questo momento c'è l'altro grande momento che fa proprio il perno dell'atto, che è l'entrata di Rigoletto in scena. Quella famosa aria, quel famoso pezzo qui, di nuovo è una musica leggera che dipinge alla perfezione l'ambiguità della situazione, questo motivetto quasi. Mm.
che poi diventerà cantato dal baritono Rigoletto. La 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 la, che contraddistingue appunto l'indifferenza del personaggio, vuol far vedere, far passare senza essere notato, però nello stesso tempo guarda in ogni angolo per vedere le tracce, se intuisce che la figlia è stata rapita lì. E con questo, ecco, molte volte in passato, non più ultimamente, ma una volta si aveva l'abitudine di trattare questa entrata di Rigoletto in modo un po' scimmiesco, no? In un modo un po' grottesco, appunto sfruttando questo. E che invece Verdi ci teneva che avesse la figura, avesse qualcosa di attento, di sicuro, di ansioso, ma non di grottesco. Ecco, era una ricerca che lui fa in modo finto, ecco. Questa calma è tutta finta, poi a un certo punto capisce che dietro quella porta c'è, e lì c'è lei, e allora prorompe in quella famosa aria cortigiani vi razza dannata, alla quale segue poi, quando lei esce dalla stanza, dal talamo, diciamo così, esce, segue quell'incontro a due, quel duetto importantissimo, tra uno dei più importanti ancora del primo, perché qui c'è veramente la rivelazione di quello che è successo tra padre e figlia. E vorrei far sentire anche qui un breve ascolto, anche perché la voce di Rigoletto è di grandissimo artista che è morto poco tempo fa, e cioè Dietrich Fischer-Dieskau, a cui tutti dobbiamo grandissime emozioni musicali, e qui lui canta la parte di Rigoletto. E state attenti, tra l'altro, alla perfetta pronuncia italiana, ecco, di questo canto, il cantabile, questo declamato in cui appunto, quando, dopo che lei gli ha rivelato di essersi innamorata, aver avuto rapporti col duca, ecco che le parole che sentiamo sono: solo per me l'infamia a te chiedeva, o Dio, che ella potesse scendere quanto caduto ero io. Ah, presso del patibolo bisogna ben l'altare. Ma tutto ora scompare, l'altare si rovesciò. Tutto scompare, l'altare si rovesciò. E dopo questo declamato parte quella melodia vellutata, bellissima. Piangi, piangi, fanciulla, piangi. E lei dice, interviene, padre, ecco, scorrer, scorrer fa il pianto sul mio cor. Padre, in voi parla un angel per me consolator. Piangi, padre, piangi, padre. Famoso duetto, cui appunto il rapporto, il tema, ecco, del dolore paterno viene centrato in pieno con queste melodie di una fluidità, di una profondità straordinaria. Sentiamoci questo passo qui ancora con la voce di Fischer-Dieskau, un omaggio, ecco, a questo grande artista che pochi mesi fa è mancato. Piangi. Scorre, scorre.
al termine di questo duetto passa di nuovo in scena. Qui avete sentito che è alta marea canora, cioè proprio un'opera dove ogni tanto appunto si arresta questo senso pulsante ritmico dell'azione che procede. Ci sono questi momenti in cui proprio la marea del canto della canora prende piede. E qui, finita questo momento di estasi, passa di nuovo Monterone lì vicino a corte, lo portano a tagliargli la testa e lui dice, lui vede il ritratto del duca, no? Dice: poiché fosti da me invano maledetto, né un fulmine né un ferro colpisce il tuo petto, felice pur anco, o duca, vivrai. Vede il ritratto appeso, dice questo. Rigoletto invece, che sente questa frase, dice: no vecchio, ti inganni, un vindice avrai, cioè avrai un venditore, e attacca qui quella straordinaria cabaletta di risorgimentale, quasi eroica, di si vendetta, tremenda vendetta di quest'anima e solo desio, ripresa poi da lei, poi da tutti e due insieme, che conclude questo atto qui. Qualche accenno ancora ultimamente sull'ultimo atto, che si svolge in questa sponda deserta del Mincio, e qui possiamo dire in generale che è un ultimo atto del Rigoletto in cui raramente la natura, come contorno in cui l'uomo è immerso, agisce come un personaggio importante. Di solito Verdi è abbastanza indifferente, salvo, non so, il Boccanegra, il Senso del mare, in Otello all'inizio, ma se no, il Verdi punta sempre sui drammi morali dell'uomo, la natura è un po' indifferente. Invece in quest'ultimo atto del Rigoletto, questa natura cupa, triste, questo mondo abbandonato sul Mincio, con questi laghi, questa dimensione scura, questa notte, poi la tempesta, i lampi, questi scrosci d'acqua finale, sono qualcosa veramente che interagisce con le passioni dell'animo umano, che tutta la sconvolgono. E qui c'è il famoso pezzo di La donna immobile, che in fondo è un po' una seconda, questa o quella per me Parisono, solo ambientata nel ritmo appunto del valzer e della canzonetta più scoperta, con questo ritmo così evidente. E che ha un senso grazioso, frivolo se vogliamo, ma in se stesso forse non è tanto importante e bella per se stessa, ma per la posizione in cui viene collocata. Tant'è vero che Verdi, sia al suo librettista sia al suo tenore, all'inizio diceva: non fatela vedere a nessuno prima della prima, non cantatela, non fatela vedere, tenetela nascosta, perché sapeva appunto che importanza avrebbe avuto qui alla fine l'ascolto di questa cabaletta. Mi hanno raccontato che Giacomo Lauri Volpi, quando faceva la parte del duca e quando cantava questa cabaletta, faceva un solitario con le carte, era lì in questa taverna, però era seduto al tavolo e cantava appunto La donna immobile, muovendo con un mazzo di carte in mano che giocava. E a Quintala, quindi, perché non voleva farla conoscere? Perché, come sappiamo, alla fine, quando Rigoletto soprattutto crede che il conte sia morto e messo nel sacco e cucito nel sacco, quando lo sta per portare e buttarlo nel mare, sente da lontano questa di nuovo la canzone che ripiglia, ed è appunto un colpo di scena straordinario, uno dei tanti dell'opera, ma è il colpo di scena più importante di tutta l'opera. Ecco, prima di arrivare a quel momento lì, c'è, come avevo accennato prima, questa scena di Rigoletto che porta Gilda lì, nel luogo del peccato, nel luogo più infamato, per far vedere appunto di che bassezze è capace il duca. E dice: allora, sei convinta? Lo strappi dal cuore? L'amo ancora. No, l'amo ancora, non c'è niente da fare, lo ama, fino al punto che, quando sente poi, come sappiamo, Maddalena che dice: ma perché uccidiamo questo bel giovane così simpatico, così, e uccidi piuttosto il gobbo, e lui, per carità, non se ne parla neanche, però poi alla fine acconsente a dire: guarda, se prima delle 2, le 3, di una certa ora mi arriva qui uno sconosciuto, faccio fuori questo e non se ne parla più. Gilda, quando sente che il duca rischia la vita, fa finta di andare via con Rigoletto e poi invece ritorna travestita da uomo in qualche modo e si presenterà poi lei. Tutto questo mentre la tempesta
tempesta invade la scena, appunto scrosci di pioggia, lampi, eccetera, e quindi c'è proprio un parallelo molto forte tra l'interno e l'esterno qui nel personaggio. E prima di arrivare a questa scena finale c'è quel famoso quartetto, che è l'unico quartetto dell'opera, un'opera piena di duetti, e questo è l'unico quartetto dove appunto, i personaggi in gioco sono il Duca, Maddalena, insieme da una parte, e fuori dalla scena, vici però che cantano tutti insieme, quindi non possono essere troppo lontani dagli altri due per fare veramente quartetto, è Rigoletto e Gilda, appunto. E qui ci interessa, a parte la melodia straordinaria di questo canto, è interessante notare questa doppia tipo di vocalità, no? Che Verdi esaurisce tutte le vocalità possibili. Il Duca ha una vocalità spiegata, cantabile. A cui risponde lo stile invece buffo, quasi nello stile di opera buffa, di Maddalena, che non crede a queste cose, dice: ah, ridon ben di core che stai baie, queste parole costan poco. E questo è fatto invece in stile appunto staccato. Ecco, invece Gilda, anche lei è in stile lirico, perché interviene... E di nuovo in stile invece, di nuovo staccato, è Rigoletto col suo declamato, diciamo, moralistico, dice: il piangere non vale, taci, eccetera. Quindi c'è questo mistione di legato e staccato insieme che fa veramente un effetto straordinario. Ed è appunto una pagina famosissima questa qua del Verdi più lirico di questa epoca centrale, ecco, della sua produzione, dove, come dicevamo prima, l'onda melodica, la capacità di creare continuamente melodie è straordinaria. E poi c'è la scena appunto finale, quella quando ormai... quella della rivelazione della vita, che è ancora vivo il Duca, con questo, dicevo, senso della natura... Basta questa nota dell'oboe acuto, lontano, distanziato da questi bassi, per dare il senso dello squallore di questa notte. Piccoli lampi solcano, appunto, quei flautini, solcano la scena, e lì in mezzo avviene il coro, anche interessante, il coro a bocca chiusa, che fa il senso del vento che arriva, quindi tutto con elementi semplicissimi, veramente straordinari. Il conte canta per l'ultima volta la donna immobile, poi sempre a frammenti, quasi il sonno comincia a prenderlo un po', allora lo canta sempre un po' più distanziata, questa voce, c'è un effetto di allontanamento. Appare Gilda, poi si presenta, si sacrifica lei, si presenta lei, e poi... c'è quella specie di questa straordinaria specie di cabaletta, di corsa quasi all'abisso, no? Quando viene inserita e Sparafucile dice: se arriva appunto uno nella notte prima di questa data ora, che scocchi una certa ora, lo possiamo uccidere. Quindi questo progetto viene raffigurato con questo ritmo. Questo colpo, veramente sembra di sentire pulsare, ecco, alle tempie della povera Gilda e degli altri personaggi questo senso appunto di destino, ecco, che incombe. Dopo lo quale si ritorna agli ultimi segni della tempesta che si è allontanata, e finalmente Rigoletto si fa avanti per richiedere appunto da Sparafucile il corpo, ecco, del Duca morto. Lui gli dà il famoso sacco che lui vuol portare a buttare nell'onda del Mincio, e quando sta per buttarlo, soltanto che da lontano appunto
La donna è mobile qual piuma al vento. Sente la voce da lontano, per cui ecco, qual voce, e c'è la rivelazione finale. Gli ultimi due momenti sono ancora con un volo lirico delle due voci, il ricordo della madre che li aspetta in cielo, e l'opera finisce così tragicamente. E voglio ricordare soltanto, ormai il tempo è scaduto, come dice nel Don Giovanni, a tempo più non v'è, però volevo ricordare con questo effetto qua della canzone cantata alla fine, che rivela come colpo di scena una situazione impreveduta, una novella di Maugham, Somerset Maugham, che si chiama Pioggia, in cui c'è un personaggio che vuole redimere una peccatrice, una donna, una prostituta, che dà fastidio al gruppo che è lì in viaggio con un giradischi rauco che sente delle canzonacce così, e lui cerca di convincerla, di mettere sulla retta via, e però in questa azione di convincimento poco per volta si capisce che si innamora di questa donna, diventa sempre, come sempre spesso succede con le persone che prima niente e poi tutto, perdela la testa e alla fine uccide questa donna. Alla fine lui si uccide disperato. E lì il grande effetto è questo: quando tutti sentono ormai da giorni che questo grammofono non si sente più quella musicaccia, sono convinti, dico finalmente c'è riuscito. E invece quando tutti sono convinti di questo, si sente di nuovo ripartire questa canzonetta con questo disco che gira rauco. Cosa è successo? Si precipitano fuori, vedono lì sulla spiaggia vicino al mare questa persona che voleva, questa specie di sacerdote che voleva redimere la donna, che si era ucciso per la vergogna di aver ceduto ai sensi davanti a questa. Ecco, trovo che questo effetto qui della canzone che ritorna è veramente un'impronta fortissima di questa scena famosissima del Rigoletto, questo colpo di scena straordinario. Direi che appunto quest'opera qui rappresenta proprio c'è una tensione nel Rigoletto che è straordinaria, che si avverte sempre in qualunque esecuzione, ovviamente in un'esecuzione più importante, più teatralmente, più centrata e più forte, ma è insita proprio nella musica, la si avverte sempre. Questa tensione proprio tra momenti di condanna morale, di depressione, di fuga, di corsa verso la morte, verso l'abisso, e di momenti proprio di stasi, in cui l'onda melodica ripiglia da come una catarsi finale. Uno di questi è certamente la fine, quando Gilda, che pur essendo stata chiusa nel sacco per un bel po', però ha ancora polmoni e voce per cantare una frase appunto alata, come sempre i personaggi buoni sono duri a morire, il personaggio buono nell'opera bisogna farlo cantare più che si può perché essere commovente, sono quelli cattivi che invece si fanno sparire in un attimo. Ma invece quelli buoni, Gilda certamente è uno dei più buoni personaggi che tutto il teatro d'opera conosca. In quest'opera, che è certamente una delle più affascinanti, più straordinarie opere di Verdi e di tutto l'Ottocento. E grazie dell'attenzione, buon ascolto.